Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi, dato che è venerdì, siamo in un nuovo episodio di Planet Zoo. Allora ragazzi, nello scorso episodio ci siamo dedicati un po' a questo nuovo, o meglio, non è proprio nuovo, ci sono due nuovi animali che sono, se non erro, gli gnu dalla coda bianca. E poi ragazzi abbiamo fatto questa nuova struttura bellissima che passa sopra questo ricettivo. Secondo me molto bella, e abbiamo ingrandito ovviamente l'habitat della savana. Allora, qui abbiamo un po' il rapporto è pronto, ragazzuoli. Abbiamo avuto una multa di 500 euro perché ha avvistato un manifestante ad oro. Ok, vabbè, può succedere, raga, ci sono i manifestanti, però ci ha dato 5 stelline per tutti i per tutti gli habitat, quindi sono molto molto contento. L'unica cosa, a livello di didattica però ci ha dato 4 stelline. Vorrei aumentare e migliorare questa didattica. Come potete vedere qui abbiamo la valutazione dello zoo, dove il marketing è un po' basso, però la valutazione salvaguardia, che è la cosa che sinceramente mi interessa di più insieme alla valutazione degli animali, è a 5 stelle, quindi sono veramente veramente contento. Allora, io su queste su questa cosa qui, su questo cavalcavia, io lo chiamo, volevo allora innanzitutto, per esempio, mettere un come si dice, un inserviente che pulisse. Ci sono dei manifestanti, secondo me, raga, eccoli. Ma perché ci sono questi manifestanti? I manifestanti hanno smesso di protestare e se ne stanno andando. E beh, certo, dopo che mi hanno fatto avere la multa, se ne stanno andando, giustamente. Dicevo, volevo mettere un po', volevo migliorare un po' le condizioni del nostro zoo, ragazzi. Allora, innanzitutto volevo mettere un po' di cestini. Se li trovo, aspettate, dove sono i cestini? Non me li... Ok, un po' di cestini qui sopra, perché effettivamente comunque la gente sporca, o comunque magari si prende da mangiare e da bere e poi ovviamente non sa dove buttare la roba, quindi io metterei un po' di cestini. Metterei anche delle telecamere di sorveglianza, non si sa mai, succede qualcosa. Vorrei mettere anche un paio di panchine, perché comunque c'è un bellissimo panorama e magari la gente si vuole fermare a come si dice, a guardare il panorama. E poi raga, visto che ci troviamo, volevo mettere sicuramente due cassette per le donazioni, e magari come si dice, un bancomat, perché comunque non si può mai sapere, raga, magari la gente non ha prelevato e vuole fare una donazione e magari non la può fare. Allora, abbiamo iniziato il tema classico, ragazzi. Hai scoperto 435 oggetti per un tema, adoro, non vedo l'ora di vedere cosa, raga. Sarebbe questo, ci sono un sacco di robe che io voglio vedere. E poi lotta pericolosa, ma perché stanno lottando? Chi sta lottando soprattutto? Cioè, le due donne qui, Sofia e Zavrina. Forse, allora, vediamo William con chi sta, scusate. William sarebbe l'orso, ragazzi. Eccolo qui. Allora, infatti, gruppo sociale, ci sono troppi adulti. Ok, ma lui è con qualcuno? Aspettate, genitore, madre sconosciuta e padre sconosciuto. Ok. Sofia o Zavrina? Sofia ha 6,5 anni, mentre Zavrina dove sta, tra l'altro? Eccola, sta scendendo dall'albero. C'ha 6, ok, allora una delle due forse la potremmo anche liberare in natura. Vai, liberiamo Zavrina. 86 punti, direi niente male. Ha lasciato lo zoo, molto bene. E poi abbiamo lotta pericolosa, anche qui per lo status bisonte americano. Quindi andiamo a vedere un attimo bisonti americani, perché ci sono due maschi, ragazzi. Allora, andiamo un attimo qui e vediamo genitori. Ok, figli. Ah, perché il figlio è Jaewon, è Gowon, anzi, e lui starebbe con tutte e due. Allora, fatemi capire, perché io voglio mantenere Gowon. Di chi è figlio? Genitore?
di Verity. Ok, allora io direi che Wandsworth e Verity li possiamo anche, non si possono liberare in natura, per l'appunto, ma è una gioia. Amberlin non si può liberare. E allora, ragazzi, liberiamo il nostro Gowon, scusate. 49, molto bene. Sperando, ragazzi, ovviamente che non ci siano altre lotte interne. Nel frattempo stiamo completando la ricerca come si chiama? Aspettate, dov'è? Aspettate. La è Orbetella? Credo si chiama così. Bordetella. Scusate, raga. Ricerca meccanica completata per cosa anche? Per l'elettricità. Molto bene, molto bene. Io direi che quindi con Manuel Fute possiamo. Negozi di bibite, vai. Stanno per nascere i cuccioli di bufalo nero. Adoro, guardate. Tra l'altro, bufali e zebre che giocano insieme mi piacciono tantissimo. Dicevo, eravamo qui. Dalla pulizia dell'habitat dipendono le malattie. E chiamiamo custode, dai, chiamiamo custode, così viene a pulire magari, che se no mi si ammalano gli animali. Mai sia signore, non vorrei mai. Allora, qui abbiamo messo, appunto, vi dicevo, i cestini, le cose per fare le donazioni, il bancomat, le panchine. Io direi che possiamo mettere dei bei cartelli per la didattica, ragazzi, perché dobbiamo assolutamente migliorare la didattica. Tra l'altro, guardate, ci sono già tutti gli oggetti della nuova del nuovo tema. Adoro, che bella questa cosa. Abbiamo anche il pannello solare, mi piace un sacco, sono molto contento. E poi sicuramente usciranno altre robe, raga, che ora non sto guardando. Dicevo, volevo mettere i pannelli, se li trovo, credo siano qui, no, sono qui, credo, ok. Perché sono in questa situazione? Ok. Allora, mettiamo dei pannelli qui sopra, io li volevo mettere, tra l'altro. Ok, tipo una cosa del genere. Uno, sono quattro animali in realtà. Due. Tre e quattro. E andiamo a mettere qui, secondo me, possiamo mettere bufalo nero. Qui possiamo mettere gnu dalla coda bianca. Qui mettiamo lo struzzo. Tra l'altro, ragazzi, ho liberato in natura Simba. Lo struzzo che si chiamava Simba perché non sopportavo questa cosa che avesse il nome Simba. E qui quindi dovremmo avere zebra di pianura. Sono questi i quattro animali, credo di sì. Bufalo nero, gnu dalla coda bianca, struzzo e zebra di pianura. Molto bene. Allora, ragazzi, oggi vorrei, tipo da questa parte, in questo angolino qui. Volevo mettere una mostra, degli animali da mostra, quindi andrei strutture qui, struttura media, eccoci qua, una cosa del genere, visto che ci troviamo, anzi no, io la metterei qui dove sono le scale, così la gente prima di salire può guardare questi animaletti. Metterei qui, adoro, e vorrei mettere due animali magari anche simili, però cioè più o meno stessa razza, stessa specie, anzi, ma di diversa razza. Quindi andiamo a vedere allo scambio delle mostre. Abbiamo, come potete vedere, le varie tarantole, ma ci sono soprattutto i serpenti, ragazzi. Ci sono anche lo scarabeo titano e lo scarabeo Golia. Potremmo mettere questi. Allora, fatemi mettere pausa prima che mi scadono. C'è anche la rana velenosa, adoro. Allora, qui lo scarabeo Golia in realtà sono due femmine. Io voglio sempre un maschio e una femmina. Allora, rana già potremmo mettere rana velenosa e rana Golia, in effetti. Mi sa proprio di sì, adoro la rana velenosa. Allora, io ne metto veramente due di esemplari, un maschio e una femmina, perché come sappiamo
questi animali si riproducono come se non ci fosse un domani, quindi adottiamo rana velenosa e rana velenosa e poi adottiamo la rana golia. Infatti dopo c'è la rana dorata che noi però abbiamo già. Allora, la rana golia abbiamo questo qui che è bronzo, mi sa questo è argentato, quindi questa rana golia a 4,60 e poi prenderei questa rana che è un po' più giovane a 309. Adoro, adoro. Allora, deposito rana golia, rana golia potremmo inviare allo zoo qui, mentre rana velenosa e rana velenosa potremmo inviare allo zoo qui. Tra l'altro, subito mettiamo qui rana velenosa e qui rana golia. Volete vedere che le ho invertite? Infatti, qui rana velenosa. E qui rana golia. Perfect, perfect. E ovviamente come strutture metterei subito, senza proprio perdere tempo, una bella cassetta delle donazioni per le nostre ranocchie. E qui metterei una cosa per il bancomat. E andrei già a mettere, ragazzuoli belli, delle panchine, se le trovo ovviamente. Strutture visitatori. No, questi sui bagni. Scusate, faccio prima a fare così. Ci sono queste panchine bellissime che sono verdi, adoro, ma poi c'è anche questa molto bella come tema classico, mi piace. E ci sono questi, a parte che vogliamo parlare di questi, di queste sedute. Adoro, mi piace quest'idea che diciamo si modificano anche le tipologie, no? Un bel cestino classico europeo. Adoro, adoro, mi piace tantissimo. Ok, rimettiamo play perché tanto questi animali iniziano fin da subito. Allora, abbiamo la mostra. La mostra cosa ha bisogno? Temperatura, pulizia e disposizione. Allora, il clima abbiamo bisogno di aumentarlo di un pochino, secondo me, e anche l'umidità. Tra l'altro ci dobbiamo mettere il custode comunque che vada. Ok, scusa, diminuiamo a 80, secondo me è giusto. Per quanto riguarda la disposizione, ancora non abbiamo ricercato nulla, quindi infatti abbiamo la disposizione. Mentre per quanto riguarda qui, anche qui abbiamo temperatura e umidità da cambiare. Allora, qui credo sia intorno ai 27 e qui sempre intorno agli 80. Vediamo un po' se raggiungiamo, tranquillo. Ah, forse qualcosina in più, tipo 83. Facciamo 83, 84, via. E ci serve la disposizione. Quindi io un attimino, ricerca veterinaria completata per chi? Per lo gnu dalla coda bianca, molto bene. Allora, la bordetella, in realtà cosa ci manca? Il terzo stadio, quindi io manterrei ancora la bordetella così la completiamo. Però qui nello staff, aree di lavoro, nel centro. Tre habitat, sì, inserirei anche 1 e 2. Così che, infatti, così che abbiano anche loro dei, come si dice, dei, non mi viene il termine, dei custodi e dei veterinari e dei meccanici, appunto. Allora, strutture. Costruzione abbiamo ovviamente sbloccato un sacco di roba. Vedete, ci sono qui le luci per decorare. Vabbè, ragazzi, che ve lo dico a fare? Qui ci sarà, guardate il tema classico, vabbè. Però io vorrei magari delle strutture già fatte, sarebbe l'ideale, secondo me. Perché io non è che sono molto capace in queste cose. Nel costruire in questo gioco, però guardate, ci sono un sacco di statue bellissime. Guardate, stupendo. Qui c'è un'arena. Oddio, no, ma vanno assolutamente utilizzati, ragazzi. Cioè, scusate, io voglio mettere un'arena qui. Mi piace un sacco, scusate. Impossibile. Ok, raga, devo fare delle altre strutture per lo staff. Allora. Io a questo punto direi che possiamo vedere se ci sono altri animali per questo habitat della savana, perché io lo voglio completare. Allora, se
Se io vado qui e vado a Zoopedia, noi abbiamo già inserito zebra, bufalo nero, gnu dalla coda bianca e basta, loro tre più lo struzzo. Quindi secondo me ci sarebbe antilope nera, springbok, facocero e giraffa reticolata. Allora, se ci fosse una giraffa reticolata, sarei molto contento a questo punto. Guardate chi c'è, c'è l'elefante indiano, adoro. Il facocero ce n'è sempre uno. Giraffa reticolata. Ok, pausa subito. Metterei un maschio e una femmina. E abbiamo un maschio più giovane di 9,4 anni e invece una femmina di 13,7. Ora, questa femmina è un po' grande, però va bene, faranno dei cuccioli, ragazzi. Andiamo nel deposito animali e gli facciamo fare un bel giro nella nostra, ovviamente, come destinazione non valida, quarantina piccola. Forse devo mettere play. Come destinazione non valida? Ok, consegnati. Un avviso molto importante. Impossibile trovare. Ok, ho capito. Mamma, non c'è bisogno che ti agiti. C'è un sacco di gente, ragazzi, seguita da un sacco di gente. Ci sono più di 1000, cioè ci sono più di 1500 persone attualmente nel nostro zoo. Sono molto molto contento. Ricerca veterinaria completata, secondo me, per la bordetella. Quindi, ragazzi, con il nostro Devon Shah possiamo andare a ricercare un po' per la rana Golia. Ci sono anche dei visitatori. Queste sono i giocatori, quelle persone che stanno giocando a Planet Zoo in questo momento. Poi ci vengono a visitare nel gioco. Ovviamente è una cosa non, cioè, non personale, cioè non è che si decide, però il gioco te li mette per anche secondo me andare a vedere il loro zoo, non lo so. Fatemi capire. Eccolo! Che tipo è? Adoro, bellissimo. Cronologia visitatore. Finanze, gruppo. Ok, vuole vedere la tigre del Bengala. Ragazzi, io credo senza ombra di dubbio che il nostro animale proprio preferito nello zoo è la tigre del Bengala. Benessere medio degli animali 98%, raga, sono molto molto contento. Abbiamo anche completato un'altra ricerca veterinaria che è lo gnu dalla coda bianca. Molto bene, però ancora non l'abbiamo completata del tutto, siamo ancora un po' lontanucci. Dicevo, cosa stavo dicendo? Anzi, cosa stavo facendo? Non mi ricordo, ragazzuoli. Allora, qui abbiamo un grande spazio che secondo me potremmo utilizzare ancora per le stanze dello staff, sinceramente. E quindi io andrei subito a fare un ulteriore sentiero. Dov'è? Quello dei cosini è qui. Cioè, farei venire una. No, stavo scherzando. Farei tipo una cosa del genere. Volevo unire però, sinceramente. Aspettate. Se faccio così. Oh, si può attaccare a questo. Adoro. Mi piace, mi piace. Volevo mettere altre stanze, tipo quarantena piccola superata. Ok, raga. Andiamo subito a Ascia e Zicomo, sposta e li possiamo venire a mettere qui, ragazzuoli, adoro, non vedo l'ora di vedere. Oddio, c'è di nuovo il tramonto, cioè, raga, ma ogni volta che metto degli animali c'è il tramonto. Sta per accoppiarsi con un esemplare consanguigno. Oh my god, eccoli, si stanno accoppiando. Perché bisogna stare attenti anche a questa cosa, raga. Però, cioè, ora, io non ho tantissimi esemplari da poter non farli accoppiare tra consanguinei. Eccola, ragazzi, arriva la giraffa. Oh, patatina, ma è grandissima ed è bellissima. E l'altra è ancora più grande, perché credo sia il maschio questo, infatti. Oddio, che bello, ragazzi. Adoro. Oddio, è arrivata anche. No. Ok, è già giorno qui. Oddio, ma è stupenda. È stupenda. Ok, mettiamo pausa. È bellissima. L'amo. Cioè, è troppo tenera la giraffa. Ok, devo catturare.
Assolutamente, campo visivo va bene. Non si può, tipo. No, stavo girando. Regola. Ok. No, raga, è bellissima. Cioè, cattura l'immagine subito. Grazie, fatto play. Cioè, adoro, ragazzi, mi piace tantissimo. Quindi stiamo completando, ragazzi, in questo, diciamo, in questo habitat ci saranno 8 animali, sono nati cuccioli di antilocapra americana. Ricerca veterinaria completata, secondo me, per il negozio di bibite. Molto bene. E, raga, comunque stiamo anche guadagnando un sacco. Quindi diversi visitatori pensano che i biglietti siano troppo economici. Va bene, mettiamo a 20 dollari. E quello invece per i bambini mettiamolo a 15. Eh sì, raga, perché sta aumentando il valore del nostro zoo, quindi adoro. Allora, lei in realtà starebbe già bene. Mancano un po' di dotazioni alimentari. Vediamo se ne abbiamo già qualcuna oppure no. Per specie, giraffa, dov'è? Giraffa reticolata, cibo e acqua. Qua dotazioni alimentari in effetti non ce ne sono per la giraffa, dovremo un attimo studiarceli meglio. Però raga, comunque già di per sé sta abbastanza bene, sono molto contento di questa cosa. La ricerca veterinaria qui è stata completata per l'ognu dalla coda bianca e allora io direi un attimo di spostare dall'ognu, che sarebbe questo, Cruz Bergeron, alla giraffa reticolata, così che riusciamo a diciamo ricercare un po' di roba per la giraffa, magari qualche dotazione alimentare. Comunque, ragazzi, io direi che siamo arrivati al termine di questo episodio. Spero vi siate divertiti. Se è così, mettete un mi piace. Se siete nuovi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere la campanella, di attivare la campanella. Lasciatemi un commento, fatemi sapere se vi piacciono questi tre nuovi animali che abbiamo aggiunto, ovvero due esemplari di rane e anche finalmente la giraffa reticolata. E nulla, ragazzi, io aspetto di leggere i vostri commenti e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!